La casa è dove sta il cuore. Ed è anche dove si trova tutta la tua roba. Ma non preoccuparti, abbiamo alcuni consigli per l'organizzazione che ti aiuteranno ogni volta che ti toccherà riordinare. È già ora di pranzo, vero? Cavolo, devo pulire tutti questi Tupperware che si stanno accumulando nel lavandino. Vorrei che queste cose fossero lavabili in lavastoviglie, così potrei metterle lì dentro e farla finita. Va bene, ora di rimettere questo coperchio nel mobiletto. Accidenti, c'è davvero un casino lì dentro. Ah, ecco fatto! Ora aspetterò che il mio pranzo sia pronto. Cos'è stato? Ehi, che succede? Slavina di plastica! Beh, questo è quello che succede quando non usi il cervello per rimettere in ordine. Mi chiedo se esista un modo migliore per conservare questa roba e penso di avere una soluzione brillante. Avete una molla di metallo sotto mano? Allora perché non usarla come organizer per Tupperware? Basta incollarla a caldo su una superficie dura come questa, Susan. Ora puoi infilare i coperchi di plastica senza doverti preoccupare della loro stabilità. Piuttosto elegante, vero? Cavolo, avrei voluto pensarci prima. Oh, niente di meglio di una bella doccia calda per iniziare la giornata. Oh oh, sembra che Sofia stia ricevendo una chiamata. Oh no, come faccio a rispondere al telefono da qui? Probabilmente è Vicky che chiama per dirmi del suo appuntamento bollente di ieri sera. Cà, il mio dito è troppo bagnato per rispondere. Pronto? Il mio telefono è rotto. Fantastico. La prossima volta che vuoi chiacchierare sotto la doccia, prova questo trucco. Metti il tuo telefono a faccia in giù sopra questo pezzo di plastica e delinealo con un pennarello, lasciando un po' di spazio intorno. Ora taglia dove hai disegnato le linee. Ora prendi un pezzo di plastica ancora più grande e incolla il rettangolo che hai appena tagliato. La colla a caldo è perfetta per questo. Una volta messa la colla, giralo e premi i bordi. Assicurati di lasciare la parte superiore del rettangolo non incollata. Bene, guardate questo, è una piccola tasca impermeabile per il vostro telefono. Diamine, potreste anche infilarci dentro il vostro iPad. Ora potete guardare gli spettacoli e chiacchierare con gli amici sotto la doccia. Basta assicurarsi che la fotocamera sia spenta. Un po' di svago anche in doccia. Ecco Vicky che mi richiama. Ok, raccontami tutto del tuo appuntamento e comincia dall'inizio. Sì, è finalmente l'ora della serata film a casa di Kevin. Accidenti, sembra che Justin abbia già finito la sua ciotola di caramelle. È ora di fare il pieno. Oh, scavalcare le persone durante un film è sempre così imbarazzante. E poi, prima che tu te ne accorga, torni di nuovo a fare l'imbarazzante sfilata. Ehi, attento alle mie nuove scarpe, Justin. Ok, torniamo ai robot che si impadroniscono della città. Oh oh, sembra siano nuovamente terminate. Ah, perché continua a succedere? Devo smettere di mangiare così in fretta. Sembra che Justin non sia l'unica persona che ha bisogno di una ricarica. Aspetta, amico, lascia che se ne occupi Sofia, è in fondo al divano. Oh, cavolo, ma perché mi ci metto anche io? A dire il vero, questo mi fa pensare. Tieniti forte, torno subito. Hai una bottiglia vuota come questa? Dopo averla tagliata in tre parti, proprio come ho fatto io, la si può trasformare in qualcosa di nuovo. Con le forbici tagliate i due pezzi più lunghi dal basso verso l'alto, fermandovi al centro. Una volta fatto, fateli scivolare l'uno nell'altro in questo modo. Poi tirate fuori un vaso alto e rotondo come questo qui in vetro. Mettetelo in piedi e infilate i pezzi di carta che avete appena costruito. Ora versate le vostre caramelle preferite e lasciatele cadere nelle diverse sezioni. Riempite ogni sezione con i diversi tipi di caramelle che preferite e ricordate il coperchio che avete tagliato. Mettetelo proprio sopra per facilitarne l'erogazione. Ok ragazzi, l'uomo delle caramelle è qui. Incredibile, vero? Ora, invece di alzarvi quando avete bisogno di una ricarica, potete semplicemente erogarne un po' senza mai lasciare il vostro posto. Assicuratevi che il coperchio sia ben chiuso e versatene a volontà. Ehi, non dimenticare di condividerle con i tuoi amici, Justin! Dopo un paio di giorni di procrastinazione, ti sei finalmente fatto coraggio e hai lavato i piatti. Ottimo lavoro, signore! Ma solo perché i tuoi piatti sono puliti non significa che il tuo lavoro sia finito. Capisci cosa intendo? Oh, cavolo, come faccio a pulire tutta questa robaccia? Proverò a lavare tutto con l'acqua. Non sono sicura che questo metodo possa funzionare, Justin. Dovrei usare un po' più di olio di gomito.
No! Non mi devo lavare la faccia, solo il lavandino! Chi avrebbe mai detto che avrei avuto bisogno di un paio di occhiali per pulire questo coso? Ci deve essere un modo migliore per togliere tutte queste cianfrusaglie dal mio lavandino. Oh mio Dio, sei così dolce a chiamarmi e a augurarmi buon compleanno. Scusa festeggiata, ma prenderò in prestito uno dei tuoi palloncini. Un attimo. Non preoccupatevi, non c'è niente da vedere qui. Sì, sto uscendo dalla porta proprio ora. Sì, non se n'è nemmeno accorta. Diamo inizio alla festa delle pulizie, va bene? Per questa pulizia, metti un palloncino sgonfio sul rubinetto del lavandino così. Poi taglia una piccola fessura sulla punta del palloncino. Una volta accesa l'acqua, avrai un rubinetto con una testa orientabile. Vedete? Ora si può effettivamente controllare dove va l'acqua. Infine, è possibile eliminare le macchie e le croste. Oh, ehi Sofia! Ciao! Oh cavolo, questo pennarello è collato su tutta la mia roba. Sembra che avrò bisogno di prendere in prestito un po' di carta per la mia prossima lezione. Hai rovinato il tuo quaderno? Oh, non preoccuparti, ti faccio vedere come sistemarlo. Anch'io sono piuttosto astuto, vedi? Beh, forse Sofia può offrire alcuni dei suoi consigli creativi a Justin. Oppure no? Aspetta un attimo, so esattamente come evitare che questo problema si ripeta. Usa una vecchia scatola di cartoncino per creare il tuo portapenne a scatto. Una volta tagliato a metà e con un'inclinazione come questa, puoi coprirlo con la vostra carta preferita. Un modo piuttosto semplice per risolvere un problema complicato, vero? Ma prima di aver finito, attaccate dei piccoli magneti sul retro in modo che rimanga attaccato al vostro armadietto. E il modo migliore per farlo è con della colla a caldo. Perfetto! Ora le vostre penne sono lontane dalle vostre cose. È mattina, il che significa che stiamo cucinando delle uova. E Justin le ama! Oh, non dimenticate di aggiungere un po' di sale per insaporire. Questo dovrebbe bastare. Ora mi serve solo l'utensile da cucina giusto per capovolgere questa cosa. Wow, come diavolo fai a trovare qualcosa qui dentro, Justin? Con un tale disordine non riuscirai mai a prendere in tempo quello che ti serve. Aha! Questo tagliatorte funzionerà? Possiamo provare, giusto? Le mie uova! Cavolo, sono un po' troppo cotte, non credi? Ora devo ricominciare tutto da capo! Ehi, cosa c'è nella spazzatura? Meglio se lo metto giù e vedo cosa c'è dentro. Bene, ora capisco perché qualcuno l'ha buttato via. Ma forse posso utilizzarlo di nuovo. Diamo ad un vecchio raccoglitore un nuovo scopo con questo intelligente trucco. Tutto ciò di cui avrete bisogno è la barra metallica a tre anelli. Usando una pistola di colla a caldo, spremete la colla sul retro lungo tutta la barra. Prendetela prima che la colla si asciughi. Scegliete un'anta dell'armadietto che vi piace e attaccatela all'interno. Lasciate aperti i tre anelli in modo da potervi appendere sopra gli utensili da cucina, dalle spatole alle fruste e altro ancora. Di sicuro è bello pensare in maniera non convenzionale, non è vero? Bel colpo, Justin! Hai trovato utili questi trucchi per l'organizzazione della casa? Allora manda questo video agli altri tuoi compagni di pulizie. E come sempre non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube One Two Three Go per altri fantastici video.